Ci siamo? Allora, ragazzi, io... Buonasera a tutti quanti, innanzitutto. Buonasera. Io, che devo dire? Devo dire la mia su questa partita di merda. Devo dire la mia su una partita dominata dalla Fiorentina. Un primo tempo giocato, secondo me, sono stati superiori a noi. Nonostante, voi ragazzi, capite bene, nonostante noi spendiamo milioni... Noi paghiamo stipendi di livello altissimo, però non possiamo farci niente. Purtroppo abbiamo, secondo me il problema è che purtroppo abbiamo dato Sensi in prestito alla Sampdoria, ragazzi. E che ogni volta, perché dico Sensi? Perché nomino Sensi? Perché ogni volta che non c'è Brozovic, l'Inter soffre. Ragazzi, noi non possiamo essere Brozovic dipendenti. Noi non possiamo essere, non possiamo dipendere da un solo calciatore. Per Inzaghi poi ce ne sono, ne ho ben donde, come si dice, ce ne sono cose da dire. E quindi ragazzi, vai con la sigla. Sigla! Bentornati ragazzi, bentornati dopo la sigla. E che sigla ragazzi, che poi è sempre la stessa, però fa ragazzi, fa. Cioè ragazzi, dobbiamo qui parlare, ho detto già che devo parlare anche di Inzaghi, perché devo dire a questo allenatore qua che sinceramente, oh, mi ha riempito proprio i coglioni questo allenatore. Poi dice che uno non deve dire le parolacce, uno non deve incazzarsi, uno non deve infierire contro queste persone qua, contro questi milionari e mercenari che vanno in campo pensando che le partite si vincono da sole, solo perché siamo l'Inter, solo perché abbiamo la stella. No! E con una stella resteremo se continuiamo così, perché ragazzi, diciamolo chiaro, siamo ormai fuori dalla lotta a scudetto. Siamo nella lotta a scudetto, però ragazzi, è lotta a scudetto adesso. Non solo il destino non dipende più da noi, ma il problema più grosso è che adesso il Napoli ha cominciato a carburare. Il Napoli sembra il Napoli di inizio stagione, quel Napoli che faceva il culo a tutti quanti, quel Napoli che dettava legge in qualsiasi stadio d'Italia. Adesso è ritornato a farlo e noi siamo quelli, siamo i colpevoli di averli fatto, di aver fatto rivivere, di aver fatto tornare a vivere il Napoli, ragazzi. Che il Napoli ormai era andato, aveva preso certe, aveva cominciato a pareggiare per sconfitte eccetera, ragazzi. Cioè qua dobbiamo renderci conto, noi un mese e mezzo fa eravamo a 4 punti in più dalla seconda, con una partita ancora da recuperare, questa stramaledetta partita contro il Bologna di Mihajlovic. Che guardate, vedi quante volte lo stiamo ripetendo? Guardate quante volte stiamo ripetendo. Andrà a finire che la perdiamo quella partita, non la pareggiamo, perché ormai siamo la squadra X. Noi siamo la squadra X, siamo. Ha ragione il mio amico Babacar. Ha ragione il mio amico del Senegal, Babacar. Ha ragione, ragazzi. Ha ragione quando dice che l'Inter non solo è stanca, ma ragazzi, la campagna acquisti è stata fatta di merda. Abbiamo pareggiato le ultime 7 partite, 6-7 partite, nelle ultime 7 partite abbiamo fatto 7 punti e dobbiamo vergognarci tra sconfitte e pareggi. Cioè ragazzi, il massimo che abbiamo fatto nelle ultime 7 partite è il pareggio, ragazzi. E noi siamo l'Inter, siamo ragazzi, e ce lo stiamo dimenticando. Inzaghi, torniamo a Inzaghi. Inzaghi è quello che volevo dire. Un allenatore che allena una squadra che ha lo scudetto cucito sulla maglia, che è campione d'Italia, che dice alle telecamere: noi lottiamo per il quarto posto, dovrebbe vergognarsi. Anche se il suo gioco mi piace, il suo gioco non va bene, non è vincente. Cioè ragazzi, capiamoci bene, il gioco di Inzaghi è bello, è un gioco all'europea, è un gioco offensivo, tutto quello che vuoi, ma in Italia per vincere lo scudetto non va bene. In Italia ci servono i Conte, allenatori che sanno quando devono difendere e si sanno difendere, allenatori che sanno quando fare il bel gioco, perché Conte con l'Inter l'ha anche fatto il bel gioco. Cioè di questo dobbiamo parlare.
un allenatore che non ha personalità, che si fa mettere i piedi in testa da gente come Sanchez, da gente come Vidal, che scrivono post su Instagram, ragazzi, e continuano a dire: e io me ne vado, e io voglio giocare, e sono un leone in gabbia, e sono questo, e sono quest'altro. Un allenatore con le palle, come lo è Antonio Conte, come lo è Antonio Conte, e te lo ripeto, un grande Antonio Conte, Antonio Conte avrebbe detto subito: chi ha messo il post? Hai fatto questo, il prossimo post sei fuori dalla rosa. E faceva bene, perché le cose restano nello spogliatoio. In più il problema non è tanto Sanchez, come ho già detto in qualche video precedente, non è più Vidal, il problema è il nostro allenatore che li dà retta e ogni volta che si lamentano li mette in campo. Il problema è il nostro allenatore che poi a Lautaro Martinez non gli ha fatto mai terminare una partita, 90 minuti interi, non gliel'ha fatti mai fare, lo cambia sempre, ogni volta, ragazzi. 20, provate a vedere le statistiche, 20-21 cambi gli ha fatto a Lautaro Martinez. Ma quello non si ricorda che questo ragazzo ha 24 anni, ha 25 anni, ragazzi. Lui può giocare i 90 minuti, ha riposato, non abbiamo coppe. Perché cazzo non lo fai giocare tutti i 90 minuti, cazzo? Ma che ti credi, che quello gli ultimi minuti non segna? Cioè, ragazzi, ogni volta deve fare sta cosa, ogni volta lo cambia. Io mi sono rotto, basta, mi eri tu, cazzo. E ve lo sto dicendo in italiano, così lo capiscono tutti. Allora, ragazzi, io vi saluto, cioè... Adesso vi saluto, con questo cosa voglio dire? Che siamo, ripeto, siamo Brozovic dipendenti, prima di tutto. Abbiamo dato Sensi in prestito alla Sampdoria perché siamo dei coglioni, l'unico che poteva sostituire Brozovic. E in Italia ha dato Mitaccialanoglu a posto di Brozovic. Cialanoglu non è playmaker. Lo può fare perché c'ha i piedi buoni, ha tecnica, ma Cialanoglu deve stare più davanti alla porta, dietro agli attaccanti, ma più offensivo, ragazzi. Che cazzo hai messo lì? Cialanoglu non la toglie la palla, non la sa togliere, ragazzi. Ma che cazzo, allenatore, ma che cazzo hai fatto? Ma che cazzo fai? Allora, ragazzi, io vi saluto, con questo video vi saluto. Vi dico, sempre forza Inter, anche se stiamo soffrendo veramente come cani. Ormai, perdere, cioè c'è la Juventus, se vince la Juventus domani, quando gioca la Juventus, si mette a meno uno, e la prossima partita è a Juventus-Inter, è il derby d'Italia, se la Juventus ci batte, ci supera, noi dobbiamo vergognarci, come ha detto il mio amico Babacar, c'ha ragione, dice dovete vergognarvi se quelli vi superano, perché era sott'acqua la Juventus, sotto il livello del mare, hai capito? Sono sopravvissuti. Come sempre. Allora, vi saluto con il nostro saluto universale. Grazie, Graziella, e grazie a tutti. Iscrivetevi al canale, sempre se vi è piaciuto il video. Metti like, clicca, e condividi. Anzi, condividiamocelo, sto cazzo di video. Sempre forza Inter. Mi raccomando, venite in tanti. Venite in massa e Carrara. Ragazzi, oh! Ormai ne ho ben donde, c'ho i coglioni pieni di Simone Inzaghi. Ciao a tutti, forza Inter sempre. Ciao belli. Allora, ragazzi, benvenuti, bentornati dopo la sigla. E che sigla, Top Player, che poi tra l'altro la devo modificare, sempre la stessa. No, me ne frega niente, la rifaccio. Lascia acceso. Tu, quando io dico chiudi il telefono, devi chiudere. 3, 2, 1. Allora, ragazzi, benvenuti a tutti. Benvenuti dopo la sigla, bentornati. Vaffanculo, Dario. La ripeto, vaffanculo, Dario. Ma vaffanculo proprio. Sono incazzato nero, per questo sbaglio. Allora. Benvenuti, ragazzi, bentornati agli mortacci tuoi. Dario, benvenuti. Ma dopo il coso degli errori alla grande. Ti dico spegni quando dico io. E con la sigla, Dario. Che cazzo ha detto di chiudere? Allora, ragazzi, benvenuti. Benvenuti a tutti. Benvenuti dopo la sigla, bentornati. La ripeto, vaffanculo, Dario, ma vaffanculo proprio. Sono incazzato nero, per questo sbaglio. Allora.
Benvenuti ragazzi, bentornati agli mortacci tuoi. Dario, benvenuti. No, me ne frega niente, la rifaccio. Lascia acceso. Tu, quando io dico chiudi il telefono. Vado dopo il coso degli errori alla grande. Ripeto, vaffanculo Dario, ma vaffanculo proprio.